il tempo non sia. Sei qui? Chiese la voce del padre di Gaston dalla soglia della rimessa. Sei qui dentro? Ripeté più vicina. Ora si trovava giusto nel punto in cui una volta si era inginocchiato il Trenotto. Gaston lo spiò attraverso lo scaffale ingombro di pinze e barattoli di colla. Teneva a portata di mano lo scatolone con i giornalini. Sì, sei qui. Disse il padre raggiungendolo e lasciando scorrere le dita sui capelli impolverati del bambino. Trovò un sorriso. Restarono seduti là dentro un bel po' di tempo, a fianco, mentre fuori il pomeriggio era calmo e gli uccelli cinguettavano. Quanto siamo lontani, noi due, adesso? Si chiese l'uomo osservando suo figlio. Gaston teneva spalancato davanti a sé un giornalino e lui, dal di sopra della spalla, vide quel che stava leggendo. Era una storia in cui si parlava di uno scienziato pazzo che viveva in uno spazio completamente vuoto, sospeso tra le nuvole. Lessero insieme e arrivati all'ultima pagina, il padre cominciò a indicargli le figure. Tu sei qui, con loro, e ci sono anch'io. E credo che anche la mamma potrebbe vederci, viverci. Disse in un sussurro. Nell'attimo che seguì, mi sembrò addirittura di essere passato di là con il bambino, nello spazio tra le nuvole. Aggiunse: io lo so che vorresti vivere fra i personaggi di queste storie. Piacerebbe anche a me. Ma adesso noi due dobbiamo tornare indietro. C'è la mamma che ci aspetta. Ci sarà anche la signorina Kiki. Dove andiamo adesso? Chiese Gaston senza alzare gli occhi dalla pagina. Sì. Disse il padre. E nessuno morirà più se restiamo da questa parte. No, te lo giuro. Dalla nostra parte nessuno muore. In questo mondo tutto va sempre a finire bene. A quell'ora precisa, nella stanza della clinica, la mamma di Gaston afferrò con forza un tavolino di metallo. Lo strinse con tale energia che le nocche si fecero bianche e le si tesero le vene del collo. Poi, riuscendo a mettersi in piedi, osservò il televisore. È una scena fantastica, si disse prima di ricordarsi che cos'era. Sullo schermo davanti a lei si ricorrevano flotte di centauri in cerca delle loro centaurette, guidati dagli amorini sul Monte Olimpo. E poi scoppiava un barabam, sicché lei non sapeva più se stesse guardando un film o ascoltando un'aria che scendeva giù nel profondo, facendole provare una gioia bambina. Sentiva le prime lacrime pungerle le palpebre e attese che finisse il ballo degli ippopotami e dei coccodrilli e poi ritornasse sereno, prima di rendersi conto di essersi alzata. Se ne stava dritta in piedi, senza l'aiuto di nessuno, accanto al televisore. Se qualcuno le avesse preso la mano, adesso avrebbe camminato. La cosa straordinaria era che veramente voleva farlo.